volta sono stata alla Con. Come sempre vi faccio vedere prima, allora vi faccio vedere prima lo scontrino, così facciamo presto. Ho preso poche cose, alla fine ho speso 22,45 euro, però devo dire la verità ragazze che se avessi avuto più tempo avrei fatto una spesina un pochino più corposa, poiché ho visto che c'erano tantissimi prodotti sotto costo in offerta, veramente di un sacco di marche, sia di prima colazione, secondi, anche di pesce, però purtroppo andavo un pochino di fretta, quindi non ho potuto fare una spesa un pochino più corposa. Però posso dirvi che ci sono veramente tantissime offerte, infatti anche sui pannolini c'erano le offerte, anche qualcosa per quanto riguarda la lavastoviglie. Veramente a volte la Conad mette dei prezzi che secondo me sono imbattibili. Ci sono delle cose che non scendono mai di prezzo, alcuni marchi che veramente restano sempre un po' alti, però dai, qualche offerta c'è. E nulla, vi faccio vedere al volo così il volantino, in modo che se siete interessati a qualche prodotto in particolare potete andarci. Infatti, come vi dicevo, c'è anche il pesce fresco in offerta. Questo è ottimo ragazze, spesso io prendo le orate in modo da tenerle in casa, le prendo fresche e poi le vado a congelare e sono veramente buone. Ovviamente non essendo di una zona di mare, ecco, il pesce fresco bene o male non è che si trova proprio buono buono, quindi preferisco comunque prenderlo alla Conad e poi congelarlo. Vabbè, qui ci sono le offerte per quanto riguarda la cura della persona. E poi c'era in questa settimana, davano come gadget questi mostriciattoli. Sinceramente non ho capito cosa siano, ragazze, vediamo un attimo. Sono a bollilibri, sì. Sinceramente non lo so cosa sono. Comunque me ne hanno dato uno in omaggio con la spesa. Dopo magari lo faccio aprire a mio figlio e vi riprendo insomma la sorpresa, perché sinceramente non ho capito cosa sia. Va bene, queste qui sono invece le offerte, quelle lì per quanto riguarda chi fa appunto la raccolta punti. Ci sono diverse offerte anche per quanto riguarda la casa. Ciao amore mio. Però di solito io non acquisto mai nulla alla Conad. Questo ovviamente è il volantino dal 25 di febbraio al 6 di marzo. Allora passo subito a mostrarvi la spesa. Ciao amore, perché scappi? Allora ragazzi, al volo perché ho i congelati, vi pongo prima questi così Gianluca li posa. Allora, ho preso due contorni misti grigliati del marchio Conad. Questi qui mi incuriosivano tanto perché all'interno ci sono appunto varie verdure e il tutto è già pronto, bello, comunque grigliato, e quindi bisogna soltanto metterlo in padella con un filo d'olio ed è pronto. Come potete vedere ci sono le verdure grigliate in proporzione, quindi patate, zucchine, melanzane e peperoni, acqua, cipolla, olio di semi di girasole, aglio, sale, basilico, l'amido di riso, l'origano, rosmarino, timo, peperoncino e pepe nero. Mi incuriosiva tanto anche perché ci sono le spezie. Di solito in questi contorni misti le spezie raramente si trovano, e ne ho prese due a 1,75 euro. Ma che cos'è, mamma? Vogliamo vedere che cos'è? Pasta modellabile. Oh no, ora ho capito cos'è. Funghi champignon, questi erano in offerta a 1,79 euro, sempre marchio Conad, funghi freschi. Ho voluto prendere i freschi stavolta ragazze perché di solito acquisto sempre i surgelati, però ultimamente non mi stanno più piacendo perché si riempiono proprio di acqua e in cottura diventano mollicci e non mi piacciono. Poi ho preso due confezioni di erbette aromatiche, il prezzemolo, e poi ragazzi era tanto che non prendevo l'erba cipollina, infatti appena l'ho vista l'ho acquistata subito, tutte e due a 1 euro la confezione. Poi una confezione di spinacino, anche per alternare insomma dalla classica insalata o rucola. Queste qui sono tutte foglie appunto di spinacino, queste semplicemente le vado a condire con sale, olio, limone, e di solito ci aggiungo o il tonno oppure il petto di pollo grigliato, insomma dipende da quello che ho voglia. Due confezioni di parmareggio grattugiato 30 mesi, queste qui da aggiungere alla pappa del mio piccolo, sia il piccolo che il grande, il padre. Poi ragazzi ovviamente dei risotti pronti, questi qui li tengo sempre in dispensa, lo sapete, perché sono comodi anche per una cena veloce. Un risotto alla pescatora, ai funghi porcini e zucchine e gamberetti, sempre tutti e tre del marchio Conad. Questi venivano all'incirca 90 centesimi, vi dico la verità non li ho mai provati del marchio Conad, quindi vedremo come sono, secondo me comunque sono buoni. Poi ragazzi, questo è il periodo fissa panchi, scadenza bella lunga ad aprile, e mi piaceva appunto perché sono sempre delle mini porzioni da due panchini, e mi piaceva appunto l'idea di averle sempre porzionate in modo che mangio quei due e gli altri li lascio, altrimenti sono capace di finirli. Poi ragazzi, ho trovato questi panini per hamburger mega maxi, cioè ancora più grande dei maxi,
con questi semi di sesamo e sono veramente grandi. Questi ne sono due, giusto due ragazze, perché di solito quando acquisto la confezione da 4 comunque non la consumiamo tutta una sera o un pranzo, e quindi alla fine mi rimangono sempre questi due panini. Ho voluto prendere questi perché ne sono due, quindi ci faccio una cena e alla fine li consumiamo. Anche questi hanno la scadenza lunga e scadono appunto il 24 di aprile. Poi infine ho voluto provare questi salatini della misura naturali, che sono 10 pacchettini da Segregers alla soia. Ragazzi, io ho provato anche quelli nella variante di carotaniera e barbabietola e sono eccezionali. Ovviamente li ho acquistati in offerta a 1,79 euro, altrimenti il prezzo è un pochino alto, però se li trovate ve li straconsiglio. Ultima cosa, proprio per l'importanza di quest'ultimo acquisto, tada, Nutella! Non l'acquistavo da tanto, ragazze, lo so, però insomma la Nutella ogni tanto ci vuole una coccola in più, e questa qui ovviamente è la morte sua e con i panchi. Ragazze, questi sono i cracker che vi dicevo, sempre della misura, buonissimi, barbabietola e carotaniera. Queste qui sono un'ottima variante se volete accompagnarli insomma al posto del pane, come snack sul lavoro. Sono veramente buonissimi e sono anche ricchi di fibre, quindi fanno benissimo e ve li consiglio. Ragazze, alla fine si trattava appunto di plastichina. Questa qui, ecco, che ora al momento è bella rinchiusa in questo sacchettino. Al primo momento utile che mio figlio si distrae, scomparirà. Ragazzi, buonasera, eccoci di nuovo a casa. Come avete visto, siamo stati un po' in giro, abbiamo portato Francesco a fare una passeggiata. Finalmente fa del bel tempo, le giornate sono già più calde. Infatti sentivo ieri dal telegiornale che il meteo porta una settimana con temperature primaverili molto molto più elevate. Quindi ben venga, sono contenta. Ho deciso di sistemare un attimo il cassetto della prima colazione, perché mi sono avanzati due cestini che avevo nel frigo. Ora andiamo a svuotarlo insieme e poi lo sistemiamo. Come vi dicevo, ragazze, il cassetto della prima colazione è veramente diventato caotico. Infatti potete vedere delle brioche, le fette biscottate, pacchi di biscotti aperti, quali chiusi, la confezione dei miei amati pancake. Poi ci sono le scatoline del tè, cereali, le confezioni del cappuccino solubile. Insomma, c'è un pochino di roba sparsa in giro e sinceramente così non mi piace. Quindi andiamo a fare un po' una bella pulita, andiamo a ripulire il cassetto, sistemiamo tutto insieme e lo andiamo a riorganizzare. Ragazze, questa è l'organizzazione finale del cassetto della prima colazione. Mi ritengo veramente molto soddisfatta, poiché finalmente sono riuscita a trovare la giusta organizzazione di questo cassetto. Quindi l'utilizzo appunto di queste vaschettine in plastica mi ha permesso di eliminare la maggior parte delle confezioni, delle brioche, delle fette biscottate. Quindi in questo modo ho tutto a portata di mano e soprattutto a vista. A
Allora, sono andata ad organizzarlo in questo modo. Nella vaschettina più grande, dove appunto sono andata a posizionare tutti i pacchi di biscotti ancora chiusi, i gran cereali che avete visto nell'ultimo svuota la spesa, le mini fette per il mio piccolino. Queste sono molto buone, ragazze, ve le consiglio se volete dare insomma una merenda o anche una colazione un pochino più golosa una volta ogni tanto ai vostri piccoli. Alla fine le fettine sono veramente mini e sono giuste come porzione. In più ho messo i biscotti, quelli lì che comunque sono già aperti con le pinzette, e i miei amati pancake. Nelle altre due vaschettine, che sono più piccole rispetto a questa che è quella più grande, sono andata a posizionare appunto le fette biscottate, i croissant, quelli vuoti, delle ciambelline integrali e qui tutte le Kinder Brioche, sia quelle a cacao che quelle classiche, sempre per il mio piccolo, tra virgolette. Poi qui dietro ho messo le confezioni di ginseng e caffè. Questo qui l'ho acquistato alle medie, è molto buono, appunto il ginseng solubile, e questo qui di Nescafè il cappuccino. Ci sono quattro buste, ancora non l'ho provato, però sicuramente sarà buonissimo. La mia tisana in più dell'Angelica, questa lo sapete, la mia preferita in assoluto. Mentre all'interno di questo contenitore sono andata a posizionare le gocce di cioccolato, in modo da averle a portata di mano per quando vado a fare dei dolcetti o a guarnire insomma i pancake, mentre qui ci sono dei biscotti dolci con le mandorle. Mentre in quest'altra parte del cassetto sono andata a mettere, nella parte insomma più interna del cassetto, il miele, la Nutella che avete visto oggi nello svuota la spesa e il Nescafè per la prima colazione, mentre lo zucchero ce l'ho appunto sopra nel mobiletto dove ci sono le spezie. Mentre in questa parte ho tenuto, in questi contenitori di miei cereali, questi qui, i fiocchi d'avena, che di solito vado a frullare e a creare appunto dei pancake e vengono buonissimi. Poi ci sono in quest'altro contenitore dei biscotti che erano già aperti, mentre in questo piccolino sono andata a mettere della granella di nocciola. Anche questa la utilizzo di solito per i dolci oppure per guarnire i pancake. E in fondo invece ci sono delle mini tortine all'albicocca che ho chiuso all'interno di questo contenitore, e così appunto sono perfettamente organizzati. Mentre ormai queste cassettine, insomma le mie scatoline in latta, le vedete quasi in tutti i video. In questa cassettina lievito istantaneo, la vanillina, qualche bustina di zafferano, e poi qui ragazze tengo nascosti i Kinder, altrimenti se li vede mio figlio è capace di mangiarne uno dietro l'altro. Mentre in quest'altra scatolina, che l'avete visto anche nell'ultimo vlog, appunto ci tengo tutti i tè che insomma sto consumando di più in quest'ultimo periodo, quindi una selezione di quelli Twinings, qualcosa dello Yogi Tea, questo qui cacao e cannella, buonissima, ve la straconsiglio. Ovviamente non poteva mancare la mia preferita del momento, appunto questa qui, emozioni al cacao, cacao 95%, ragazzi, buonissima. Questa dice di provarla anche come infuso nel latte, però ancora non l'ho provata. Comunque appena la provo vi riprendo il tutto o vi faccio sapere comunque come mi trovo e se soprattutto è saporita. E poi qui ragazzi c'è invece il tè della Lester House che ho comprato all'Eurospin ed è il detenato. Questo qui di solito vado a farlo la sera onde evitare insomma di assumere troppa teina, che io già di mio sono abbastanza schizzata. E niente, questa appunto è tutta l'organizzazione del cassetto, ragazze. Fatemi sapere nei commenti se ovviamente preferite di più questo tipo di organizzazione rispetto alla precedente, e voi come siete ad organizzare il tutto, se magari avete anche delle idee da consigliare. Ragazze, aggiornamento alle 7:05, sto grigliando le zucchine, lo avete visto? Il mio piccolino sta mangiando i bastoncini solo, e quindi nulla ragazze, allora fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta l'organizzazione del cassetto. Io penso che organizzato in questo modo comunque è l'ideale, in modo da tenere tutto perfettamente in ordine. E niente, io preparo la cena, intanto sto appunto grigliando le zucchine e poi andrò a fare le fettine in padella.
E nulla ragazze, comunque sono contentissima dell'organizzazione, perché davvero non vedevo l'ora di avere un pochino tutto più in ordine. Avete visto, insomma, era confuso alla massima potenza quel cassetto, e piano piano cercherò di organizzare ogni singolo angolo di questa cucina, perché sembrerebbe gigantesca, però ragazze vi assicuro che gli spazi sono veramente pochi. Se andate a considerare che già qui ho il cassetto della spazzatura, i quattro cassetti, e qui sotto lavello, che non sono da considerare cassetti completi, lo spazio si riduce. Qui insomma c'è sempre la cappa, quindi lo spazio è davvero poco. Insomma, c'è un progetto futuro di voler allargare la cucina, magari di aggiungere un paio di ante, però insomma vediamo un pochino. Quando c'è una cosa di soldini ci organizziamo un po'. E nulla ragazzi, allora io continuo a grigliare le zucchine prima che prendano fuoco sulla padella e voi lo vediate in diretta. Ci aggiorniamo dopo.